Ho incontrato i rappresentanti dei benzinai e loro sono una di quelle categorie cavia della fatturazione elettronica, categorie che secondo me non devono più esistere, perché se oggi vogliamo andare verso la fatturazione elettronica, strumento in cui noi crediamo, dobbiamo mettere in condizione professionisti e imprese di poter affrontare la sfida della digitalizzazione. Oggi queste categorie vengono soltanto obbligate ad utilizzare un adempimento. Lo strumento della fatturazione elettronica è uno strumento valido, ma dovrà partire quando le categorie saranno pronte. Per noi il 1° gennaio 2019 è una data ragionevole per far partire la fatturazione elettronica. Abbiamo quindi assicurato ai benzinai che rinvieremo questa fatturazione elettronica e quindi anche per loro partirà come per tutti gli altri al 1° gennaio 2019. Loro ci hanno assicurato che revocheranno lo sciopero. Le sburocratizzazioni oggi devono essere al centro dell'azione di questo governo, che non deve fare tanti provvedimenti di legge, deve farne il giusto e un'altra parte, quelli che non servono, li deve abolire. Ed è per questo che siamo al lavoro sull'abolizione di split payment, spesometro, redditometro, strumenti che secondo noi hanno soltanto vessato le imprese. Non è che poi le banche, mentre noi mettiamo lo sgravio, ci raddoppiano i costi sul POS, perché noi abbiamo vanificato l'effetto delle agevolazioni e loro hanno fatto ancora più profitti. Su questo dovremo comprenderci e capirci, perché io collaboro e dialogo con tutti. Ma questo è un governo che sta dalla parte dei più deboli. Adesso il mio obiettivo era scongiurare sia lo sciopero di domani, ma devo dire la verità che io su questo tema sono intervenuto in tempi non sospetti, già settimane fa, perché sapevo benissimo che c'era un problema. Banalmente me lo ricordava il mio benzinaio ogni mattina, quindi c'era un problema che conosciamo bene. Per quanto riguarda invece tutti gli altri argomenti, ci riserviamo di fare il punto in un tavolo che continuerà nei prossimi 6 mesi, perché noi crediamo nello strumento della fatturazione elettronica e vogliamo mettere in condizione le categorie di affrontare questa sfida dal 1° gennaio dell'anno prossimo.